Scusate. Allora, i soliti consigli per l'uso, e cioè non vi preoccupate di copiare queste slide perché Alberto ve le manda tutte, quindi carta e penna per appunti e per domande eventuali per ciò che vi occorresse. Le persone che vedo mi fanno un cenno con la testa che mi sentono bene? Ok, vado avanti, grazie. Dunque, ricorderà chi ha partecipato ai corsi di formazione degli scorsi mesi da maggio a ottobre che noi avevamo posto due questioni che avrebbero determinato l'incertezza sull'efficacia futura delle politiche per sconfiggere il coronavirus. Quali politiche sanitarie adottare, quindi quando e come cesseranno le continue riprese del contagio e quale tasso di accelerazione della campagna vaccinale. In seconda battuta, le politiche di distanziamento sociale adottate nelle linee di produzione, nel lavoro, nelle scuole, nel trasporto pubblico, tutte cose che avrebbero dovuto essere gestite, organizzate, pensate, ideate, governate in modalità tale che andassimo verso una diminuzione del rischio e non verso l'attuale. L'evoluzione del virus e le problematiche ormai note da purtroppo 12 mesi a questa parte hanno fatto capire che non è mai abbastanza. Ecco, in tutto questo non è mai abbastanza, c'è il tema delle risorse finanziarie. Non sono mai state abbastanza, non lo sono tuttora, ma chi è il soggetto, l'unico soggetto, grande soggetto che può attivare grandi risorse pubbliche? Sono i governi nazionali, non è il livello privato. Il livello pubblico può essere rappresentato da vari soggetti, ma il detentore delle chiavi della borsa è il governo nazionale. I governi nazionali, attraverso un incredibile record di debito pubblico ormai mondiale, cioè tutti lo hanno aumentato in questi 12 mesi, è l'unico soggetto pubblico con capacità di governo che può, attraverso il credito alle imprese e all'economia reale, operare affinché si possano spostare i disequilibri derivanti da questa gravissima crisi dettata dagli effetti collaterali delle misure di emergenza per limitare il più possibile il Covid. L'Italia si trova di fronte a tre gravi punti di eterogeneità non risolti. C'è una eterogeneità territoriale, c'è una eterogeneità generazionale e c'è una eterogeneità di genere. L'eterogeneità territoriale ci è nota, almeno dal punto di vista letterario, oltre che macroeconomico, da decenni, e cioè nelle regioni del sud del nostro paese vive un terzo della popolazione, ma si produce solo un quarto del PIL. Il tasso di occupazione nel sud è del 20% inferiore a quello delle regioni del centro-nord, il PIL per abitante è il 55% di quello medio relativo alle regioni del centro-nord. Da 40 anni, il processo di convergenza si è del tutto arrestato. Il divario, peraltro, si è ulteriormente ampliato nel corso di questi ultimi anni. L'effetto negativo delle recessioni a cavallo del primo decennio è stato più accentuato al sud anche per un massiccio crollo degli investimenti in quei territori. L'eterogeneità generazionale, questo è un tema estremamente delicato. Guardate, quelli della mia generazione, io sono nato nel 1961, hanno accusato le generazioni precedenti, soprattutto chi era impegnato nella pubblica amministrazione, di aver saccheggiato il futuro delle nuove generazioni attraverso le famose pensioni da 15 anni, 6 mesi, un giorno, per fare memoria di chi se lo ricorda. Ebbene, noi oggi rischiamo, per modalità diverse, con cause completamente diverse, di fare lo stesso rispetto al tasso di sconto del debito pubblico che stiamo accumulando in questa fase sulle generazioni future. C'è una responsabilità storica in ordine al peso finanziario che questo debito farà gravare sulle generazioni future. Ecco, la quota di giovani che non studiano e non lavorano in Italia è la più elevata dell'Unione Europea. Le generazioni più giovani sono state particolarmente penalizzate dalla pandemia per motivi di lavoro che voi potete ben immaginare. Il loro accesso al mondo del lavoro è ulteriormente ostacolato e lo studio e l'accumulazione di capitale sono decisamente più difficoltosi. Ma vi è infine, e non per ultima, una eterogeneità di genere. La terza dimensione di grave disparità dell'economia è quella determinata da una differenza abissale nel rapporto di lavoro, nel salario, nel guadagno, nell'occupazione, nella capacità di dare peso specifico ai lavoratori donne rispetto ai lavoratori uomini. 440.000 donne hanno perso il posto di lavoro
dall'inizio del Covid, cioè dal 5 marzo 2020. Il tasso di occupazione femminile in Italia nella fascia fra i 20 e i 64 anni è di poco superiore al 50% ed è il 20% in meno di quella degli uomini e oltre il 10% in meno di quella della media dell'Unione Europea. Allora, due sono le riforme fondamentali che attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza all'interno dei fondi del Next Generation EU devono interessarci, almeno questa è la conferma che il Presidente Draghi ci ha dato nell'ultime considerazioni presentate al Parlamento, sono la pubblica amministrazione, dove il primo degli importanti impegni è quello di investire nella digitalizzazione. Guardate, l'ho sottolineato perché con Massimo, con Giustino, ne continueremo a parlare all'infinito. Il futuro passerà attraverso questo, attraverso la digitalizzazione, attraverso la nostra capacità di operare. Il futuro della nostra capacità di meglio servire chi ha bisogno passerà attraverso una nostra sempre maggiore competenza nell'esercitarsi ad operare online su tutto ciò che occorra a coloro che hanno bisogno. Vedremo tra poco che la maggior parte, se non la totalità, fra alcuni mesi delle misure pubbliche saranno erogabili soltanto attraverso lo SPID e attraverso la capacità di operare online. Allora, questo tema di investire nella digitalizzazione, mentre è un auspicio sul quale si investono molti soldi nella pubblica amministrazione, ha il suo specchio contrario nella nostra capacità di operare come cittadini con la pubblica amministrazione attraverso la digitalizzazione. La digitalizzazione è uno strumento che riduce tutti i fenomeni di corruttela, riduce tutti i fenomeni di interpretazione soggettiva della procedura, perché li ancora sempre più a parametri oggettivi. È uno strumento a tutela del cittadino e se in alcuni casi può apparire paradossalmente rigido o difficile, noi dobbiamo essere capaci di imparare piano piano, con molta pazienza e umiltà, ad entrare nel dialogo digitale con la pubblica amministrazione. In questo modo aiuteremo sempre più noi stessi e coloro che hanno bisogno e che si rivolgono a noi. La seconda riforma fondamentale è la giustizia civile. Le norme in materia di famiglia, successioni, locazioni, contratti trasferite nella sede giurisdizionale dove devono essere contemperati gli interessi e i conflitti. La semplificazione delle norme, la riorganizzazione degli uffici, tutte cose che sono fondamentali. Pensate a quante persone si rivolgono ai centri d'ascolto, ai presidi, qui direttamente in sede centrale, per essere aiutati alla soluzione di problemi apparentemente semplici per avvocati, per gestori di queste procedure, ma che non riescono ad affrontare, o per incompetenza, spesso per incapacità finanziaria di affrontare con un legale questa cosa, spesso perché non sanno che esistono forme gratuite di patrocinio legale che possano essere utilizzate. A tal proposito devo approfittare di una domanda che fece una persona che assistette al corso giovedì scorso, perché disse: ma non tutti hanno avvocati nei centri d'ascolto che prestano gratuitamente il loro servizio per aiutare. Io dissi: ma lei sa dell'esistenza del NALC? Ecco, non vi dico che cosa significa NALC, mi piacerebbe sapere dopo quante persone di voi sanno cosa significa e a che cosa serve. Allora, il nostro compito, il compito di coloro che hanno scelto di servire l'altro, è quello di essere preparati. Diventa decisivo per poter aiutare al meglio le persone. Dobbiamo aiutarli a saper tradurre e a non ad elemosinare i diritti che loro spettano: il diritto all'informazione, alla giustizia, a mantenere la propria dignità, all'attivismo civico. Mi piace sempre questa frase che Don Ben ricorda: non si può dare come carità ciò che ci spetta di diritto. E questo diventa decisivo, perché spesso la persona non è a conoscenza di questi diritti. Ecco l'esigenza del manuale. Un manuale che raccoglie online, quindi non c'è bisogno di stamparlo perché cambia in continuazione, Massimo e Giustino lo sanno insieme a me, tutte le misure pubbliche e alcune anche preesistenti dalla legislazione di emergenza al Covid in poi. Questo aggiornamento è costante, cerchiamo di renderlo il più semplice, il più intelligibile possibile. Quindi non c'è bisogno di essere avvocati, commercialisti o esperti di CAF, c'è bisogno di applicarsi avendo un po' di umiltà, di pazienza, di leggere e di applicarsi. E poi abbiamo sempre detto, ci siamo sempre noi a rispondere ad ogni domanda
per spiegazioni, per aiuti, per necessità di interpretazione. Allora c'è una necessità di applicarsi, c'è una necessità di aumentare la competenza, c'è la necessità di misurarci con questo speed. Guardate, lo voglio dire in modo molto elementare, spero di essere interpretato bene, è un po' come andare in bicicletta. Quando impari a usare lo speed, inizialmente davvero ostico, poi lo usi e ti si apre un mondo, risolvi un sacco di cose per gli altri e per te stesso, mi permetto di dire, agendo con questo strumento che apre ogni porta. È veramente molto interessante, è un effetto della digitalizzazione ed è importante applicarsi nell'imparare ad utilizzarlo, soprattutto per aiutare gli altri. Noi possiamo veramente essere utili se sappiamo entrare con le nostre mani sull'apparato online della pubblica amministrazione, ovviamente dalla parte dei cittadini. Questo dà molto impegno, dà molta soddisfazione alle persone che danno una mano, dà molta soddisfazione a coloro che ci chiedono aiuto. Il manuale, voi sapete, è diviso in tre aree. Massimo si occupa della parte di sostegno al reddito e liquidità, Giustino della parte di famiglia, genitori e persone, che parlerà della sessione successiva iniziale 18, io mi occupo delle questioni dell'abitare. Abbiamo cercato di provare a colmare le differenze e le competenze. Ma vi sottolineo con molta passione che molti soldi pubblici non vengono spesi perché le domande vengono fatte male, e vengono fatte male soprattutto quelle che richiedono un passaggio online. Molti soldi del fondo per le locazioni sono fermi nelle casse del Comune di Roma, un po' perché il Comune non si è attrezzato bene per fare il proprio dovere istituzionale e un po' perché molta gente non ha fatto le domande nel modo corretto, e questo è diventato un alibi da parte della pubblica amministrazione per non erogare le somme che sono lì per legge e che vanno destinate a chi ne ha bisogno. Voi sapete che la scheda di ogni manuale è divisa nel tentativo di rispondere a queste 13 domande, e cioè ad una diciamo enucleazione, ad una immediata traduzione di ogni aspetto della norma, di cosa si tratta, chi è che la promulga quella norma, chi è che la finanzia, chi è che la mette a disposizione, come ci si accede, i link di riferimento, in alcuni casi i modelli di domanda che si devono fare, lo trovate tutto su questo benedetto manuale. E allora entriamo nel tema del merito di oggi, che è quello dell'abitare. La prima scheda, la scheda A, che riguarda la rateizzazione del pagamento delle utenze delle bollette domestiche di consumo per l'acqua, luce e gas, è rimasta sostanzialmente invariata. Per chi di voi ha già seguito il corso in altri momenti dell'anno, ad ottobre piuttosto che a luglio o giugno, avrà notato che in questa scheda A noi indichiamo le modalità per la rateizzazione delle bollette del consumo dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua. Attenzione, spesso i riferimenti, perché il quadro di riferimento dell'agenzia regolatrice dei servizi pubblici, ma spesso e volentieri voi trovate i riferimenti per questa misura di rateizzazione all'interno o dei siti del singolo comune, oppure dentro i siti, per quanto riguarda Roma, delle società erogatrici il servizio, per cui dell'ACEA per quanto riguarda elettricità o d'acqua, piuttosto che di altri soggetti se si è ricorsi al mercato privato o a quello parallelo. C'è invece una fondamentale, importante novità che riguarda gli sconti sugli importi da pagare per il consumo di acqua, luce e gas delle utenze domestiche, che è stata introdotta con due norme inserite nella legge di bilancio 2021 e nel famoso mille proroghe 2021, un decreto legge emanato il 31 dicembre 2020 e divenuto legge dello Stato a metà di febbraio del 2021. Ecco, a differenza della misura precedente, gli sconti sugli importi finali delle bollette di consumo per coloro che ne hanno diritto vengono direttamente applicati, cioè non c'è bisogno di fare la domanda, ma vengono riconosciuti automaticamente. Ovviamente ci sono delle condizioni, le famose condizionalità si usa dire, e cioè che uno dei componenti del nucleo familiare dell'ISE di riferimento deve essere intestatario di un contratto di fornitura di energia elettrica, e ovviamente quell'ISE non deve essere superiore a 20.000 euro per famiglie numerose
con più di 3 figli a carico, mentre invece per coloro che hanno un ISEE non superiore a 8.265 euro scattano dei meccanismi indicati sempre nella scheda B. Questa scheda degli sconti sulle bollette delle utenze domestiche di acqua, luce e gas è la scheda B. All'interno di questo tema dell'abitare si apre la grande scheda C che abbiamo chiamato locazioni. In realtà, dentro questa scheda delle locazioni, noi abbiamo questioni che riguardano i contributi per le locazioni, i contributi per le, e quindi anche per le sublocazioni, le questioni che riguardano gli sfratti, le esecuzioni immobiliari, i contributi per gli studenti che lavorano fuori sede. Ci sono una marea di informazioni, sono 16 misure all'interno di questa scheda C che riguardano genericamente le locazioni e che voi vedete solo in parte riportate in questa scheda riassuntiva. Ma proviamo ad entrare nella dinamica della scheda. La scheda, come vi dicevo, si propone in questo primo punto di cosa si tratta di enucleare spiegandole le 16 misure. La prima è il Fondo Nazionale per il Sostegno all'Accesso alle Abitazioni in Locazione. Questi sono i famosi soldi che il Parlamento Nazionale, su proposta del Governo, ha ripartito alle regioni e le regioni hanno ripartito ai comuni. La Regione Lazio, ad aprile, ha dato un fondo di più di una decina di milioni al Comune di Roma. Alla fine di agosto, inizio di settembre, ha ripartito un altro fondo nazionale, sempre al Comune di Roma, per più di 13 milioni. La somma complessiva supera i 25 milioni di fondi che effettivamente sono stati distribuiti a seguito dell'avviso pubblico che è iniziato il 28 aprile del 2020 ed è terminato il 18 maggio del 2021, purtroppo sono nemmeno 3 milioni. La maggior parte delle domande è stata rigettata perché era stata compilata male e altre sono ancora in fase di verifica. Fatto sta che molti di questi soldi sono ancora a disposizione. Sono ancora nelle casse comunali e stiamo tutti magicamente attendendo da ormai svariati mesi che il Comune di Roma ripubblichi un nuovo avviso oppure riapra i termini del precedente, vista la marea di milioni a disposizione per questo fondo. Stessa vicenda, con numeri diversi, perché le disponibilità erano di 9,5 milioni all'inizio, a marzo del 2020, riguarda il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Sono quegli inquilini che si trovano in una condizione per la quale, avendo un atto di intimazione di sfratto per morosità in ragione del mutamento della capacità di reddito, perché hanno perso il lavoro, perché lavorano di meno, eccetera, non possono pagare il canone d'affitto, è una misura tipica e specifica per il quale il Comune di Roma, pur avendo molti soldi in cassa, ancora non ha pubblicato, Dio solo sa perché, il bando. Ma allora perché ve lo diciamo? Cioè, perché diciamo ci sono tutti questi soldi a disposizione per la misura precedente e per questa, e però il comune non li ha pubblicati? Non ci interessa in questa sede una denuncia sociale, ci interessa un'operazione diversa, ci interessa che voi sappiate che da un momento all'altro questi bandi verranno pubblicati e ci saranno molti soldi a disposizione e quindi avrete la possibilità di aiutare le persone che oggi non riescono a pagare l'affitto, indicandogli la strada della misura pubblica da attivare. Dovete tenerlo a mente nel parlare con le persone che ne hanno bisogno. Ma è importante ricordare che dentro una misura della quale si parla molto da tempo, denominata reddito di cittadinanza, vi è inclusa una quota di 280 euro massimo al mese per i nuclei familiari che vivono, chiedo perdono, in una casa in locazione. È evidente che se quella famiglia o quella persona, nel momento in cui è andata a chiedere il reddito di cittadinanza, magari a un CAF piuttosto che a un patronato, non ha denunciato l'esistenza di un contratto di locazione registrato, quel reddito di cittadinanza non gli verrà erogato con questa somma, ed è una somma persa, perché quelli sono soldi in più rispetto al reddito di cittadinanza che viene erogato. E quindi è molto importante che si verifichi, quando le persone dicono ho il reddito di cittadinanza, devo chiedere il reddito di cittadinanza, di fare attenzione che dichiarino il numero delle persone che vivono nel nucleo familiare, perché questo alza la quantità di reddito erogato, e la sussistenza di un contratto di locazione registrato, in assenza del quale questa somma non potrà essere aggiunta al reddito di locazione. Questo sostegno parziale al pagamento delle canoni di locazione, che è un fondo di esaurimento risorse, deriva da quella misura 1 statale, cioè sono i fondi che il Comune di Roma deve
mettere a disposizione dei cittadini che ne hanno bisogno e che stanno dentro quel bando scaduto il 18 maggio, del quale si è in attesa o di rivederlo riaperto o di vederne aperto un altro. Tenete conto che un'erogazione sicura di una domanda di questo tipo fatta online ne è certa l'erogazione e l'esito finale. Lo dico non per vantarci, ma tutte quelle che abbiamo fatto noi direttamente da qui online sono stati tutti erogati in un tempo relativamente decente, ma tutti erogati. La quinta misura è quella del credito d'imposta per i locali commerciali. Questa misura ha avuto inizio a marzo del 2020, riguarda una detrazione del 60% dell'importo del canone che viene caricato come detrazione dalle imposte del conduttore, cioè dell'inquilino, di colui che lavora in un luogo preso in affitto per poter realizzare la propria attività imprenditoriale, di lavoro professionale, artigianale. Poi questa misura si è estesa dal mese di marzo, aprile, maggio, giugno, si è ulteriormente estesa ad ottobre, novembre e dicembre e infine è diventata anche la possibilità di poter cedere al proprietario questo 60% invece che detrarlo dalle proprie tasse. Detrarlo significava che io pagavo il 100% e poi ottenevo il 60% di detrazione, invece con il secondo decreto legge è stato possibile dare al 60%, il 60% dallo Stato al proprietario dell'immobile senza che il conduttore inquilino potesse utilizzarlo. Qui stiamo parlando di immobili ad uso non abitativo necessari per l'esercizio dell'attività lavorativa. È importante questa misura dell'articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020 numero 18. Questa misura dice che laddove di fronte a un debito contratto per causa Covid, cioè a causa degli effetti collaterali del Covid, a causa del fatto che io lavoro di meno, guadagno di meno, non guadagno più per niente per le ragioni collegate alla legislazione d'emergenza o alla crisi economica che è derivata dal Covid, il giudice, di fronte ad un'adeguata presentazione di questo tipo, non eliminerà il debito del debitore, ma congelerà gli effetti di questo debito. Tradotto, se io non pago il canone d'affitto, il proprietario potrà intimarmi lo sfratto, ma questo sfratto non potrà essere eseguito, non potrà essere effettivamente eseguito, perché se la causa che avrò dimostrato è quella di una riduzione di reddito, impossibilità a pagarlo, quel canone derivante dagli effetti collaterali del Covid, allora scatta questa norma di tutela del più debole. È una norma molto interessante, presuppone ovviamente la capacità di dimostrare le ragioni per le quali non si è pagato un debito, quindi non riguarda soltanto il canone di locazione, ma qualsiasi debito contratto che non si è riusciti a pagare a causa degli effetti collaterali del Covid. E qui abbiamo avuto uno scherzo del sistema. Dalla misura 7 in poi abbiamo proposto una serie di modelli tutti personalizzabili, tecnicamente gli esperti li chiamano editabili, sono modelli che sono già sul manuale, che aiutano la compilazione, basta inserire solo i dati, ma lo schema è già predisposto, di richiesta del conduttore di riduzione del pagamento del canone per effetto del coronavirus, sia in caso di contratto di locazione a uso abitativo, sia in caso di contratto di locazione a uso non abitativo. Un modello di comunicazione del conduttore di pagamento parziale del canone, sempre dovuto a ragioni che vengono illustrate nella richiesta, sia per il contratto di locazione a uso abitativo, sia per il contratto di locazione a uso non abitativo. Un modello di richiesta del conduttore di sospensione del pagamento del canone, perché chiedere non è vietato, ok? E se si ha un buon rapporto col proprietario si può anche ottenere. Anche qui due modelli, uno per il contratto di locazione ad uso abitativo e l'altro per il contratto di locazione a uso non abitativo. Un modello di accordo consensuale di riduzione del canone, su questo ritorneremo dopo su una misura specifica che è la 16, del quale parleremo tra poco, che è entrata in vigore con la legge di bilancio 2021, ma questo modello ancora una volta è un accordo integrativo consensuale sia per
immobili ad uso abitativo sia per gli immobili ad uso non abitativo. Un modello di risoluzione consensuale del contratto di locazione. Potete immaginare che il conduttore dica, l'inquilino dica: io non ce la farò a pagare questa roba, né oggi né mai. Allora, invece di aspettare di solito i mesi o aumentare il debito contratto per il famoso tempo di preavviso che di solito è stabilito all'interno dei contratti di locazione, in accordo col proprietario che può avere interesse a tornare immediatamente in possesso dell'appartamento per poterlo riaffittare subito, c'è questo modello di risoluzione consensuale del contratto di locazione, anch'esso offerto sia per le modalità dei contratti di locazione ad uso abitativo, sia per quelli ad uso non abitativo. Abbiamo una lettera di recesso anticipato dal contratto di locazione commerciale sottoscritto dal conduttore per gravi motivi, e qui abbiamo l'ipotesi del modello, e abbiamo anche aggiunto la scheda di registro che va inserita per chi è capace di farlo direttamente attraverso una scansione e inviandola via PEC, perché la registrazione dei contratti, degli accordi consensuali di riduzione del canone non sono soggetti a imposta di registro. Una nuova misura è stata introdotta nei mesi scorsi, segnatamente dall'inizio della legislazione di emergenza, che riguarda la sospensione dell'esecuzione degli sfratti. Con vari provvedimenti questo termine è stato prorogato. Quando parliamo di esecuzione degli sfratti, stiamo dicendo che l'intimazione di sfratto è già stata chiesta dal proprietario attraverso il giudice, che il giudice ha concesso lo sfratto, che l'inquilino non si è allontanato dall'immobile e che quindi il proprietario deve eseguire lo sfratto. Quindi parliamo di sospensione dell'esecuzione, cioè dell'ultimo passaggio, che per adesso, riguardando gli immobili ad uso abitativo, ma anche quelli ad uso non abitativo, resta sospesa fino al 30 giugno 2021, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone scadenza, oppure provvedimenti di rilascio che sono conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed adibiti dal debitore ed abitati, chiedo perdono, dal debitore e dai suoi familiari. La misura 12 riguarda invece la sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa. E cioè, se io ho, ad esempio, ipotecato la mia casa a garanzia di un mutuo, e non ho pagato il mutuo, questo è l'esempio più classico, e la banca ha escusso l'ipoteca volendo appropriarsi del valore della casa. Se quella casa è la mia prima casa, la procedura esecutiva è sospesa su quella prima casa. È cosa diversa se quella casa non sia la prima casa del nucleo familiare, ma sia una seconda o terza casa, oppure proprietà di uno dei componenti del nucleo familiare che però ha già una prima casa di riferimento. Molto interessante questa misura sulla rinegoziazione del mutuo in favore del mutuatario, del consumatore, che non ha potuto pagare il mutuo e che è soggetto a pignoramento immobiliare. Ecco, in via eccezionale e temporanea e non ripetibile, dice per ora la norma, però francamente questa frase è un po' strana, perché come c'è scritto non ripetibile, un giorno un futuro emendamento potrebbe cancellare il non ripetibile e quindi estendere. Il consumatore, il mutuatario, può proporre fino al 31 dicembre di quest'anno alla banca una istanza di rinegoziazione del mutuo laddove la propria abitazione principale sia oggetto di un pignoramento che sia stato notificato fra il 1 gennaio 2010 e il 30 giugno 2019. Guardate, è un tempo molto esteso, quindi è un tempo nel quale gli effetti di un debito e di un processo relativo a un debito iniziato molti anni prima sono arrivati ad una sentenza definitiva, passata in giudicato, e si è arrivati ai cosiddetti atti esecutivi. Il pignoramento immobiliare è uno degli atti esecutivi. Ebbene, fino al 31 dicembre di quest'anno, con il creditore, quindi con la banca mutuataria, se è una banca piuttosto che altro soggetto privato o pubblico, potrebbe anche essere,
Il debitore, il mutuatario, può chiedere una rinegoziazione del mutuo per quanto riguarda quei contratti attivati e non finiti di onorare e di pagare con l'abitazione principale, che era evidentemente a garanzia di quel mutuo, oppure è diventato oggetto di scambio rispetto al debito, per i quali il debitore si sia visto notificare dei pignoramenti fra il 1 gennaio 2010 e il 30 giugno 2019. È interessante sapere, chiedo perdono, che dal 1 dicembre scorso è attivo il nuovo servizio digitale, ci risiamo, vi ricordo la sollecitazione che facevo all'inizio, del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, che affianca la tradizionale modalità cartacea per la richiesta di assegnazioni alloggi ERP. Non mi fate battute che non ci sono alloggi ERP disponibili. È vero, in gran parte, ma è pur vero che mensilmente si liberano circa una decina di alloggi e che quegli alloggi vengono assegnati dopo varie procedure complicate. Sì, ma vengono assegnati. Allora, fare la domanda online sul portale del Comune di Roma consente di avere certezza che quella domanda non si perda se è rivolta in forma cartacea e che segua un processo dal punto di vista telematico e poi amministrativo, certo e garantito nella sua trasparenza, che poi possa portare effettivamente a un risultato è tutto da vedere, ma di certo questo è un elemento che va salutato, novità che va salutata con gioia. Siamo alle ultime misure, la penultima è la nullità delle procedure esecutive sugli immobili siti in piani di zona. Questa è una novità che pochi conoscevano e che abbiamo deciso di rendere pubblica, e cioè tutte le procedure esecutive che riguardano beni immobili, case, procedure esecutive, pignoramento immobiliare, che riguardano case che sono state realizzate dentro immobili in regime di edilizia residenziale pubblica, convenzionata e agevolata, che sono state finanziate in tutto o in parte con risorse pubbliche, cioè con risorse dello Stato, non possono essere escusse. Cioè, tu non ti puoi vedere portata via la casa se la tua casa è stata realizzata all'interno di questi piani di edilizia residenziale pubblica finanziati con cooperative i cui fondi provengono da provvidenze, da soldi, da provviste in tutto o in parte pubbliche. Guardate, è veramente importante questa cosa perché pochi lo sanno e invece diventa decisivo nel momento del bisogno. L'ultima misura di cui vi ho parlato poco fa, introducendola, è il contributo ai locatori, ma di fatto anche ai conduttori, agli inquilini, di una somma a ristoro della riduzione consensuale del canone del contratto di locazione. La misura prevede che laddove il proprietario e il conduttore addivengano ad una riduzione concertata del canone di locazione, il proprietario, il locatore, si vedrà ristorato, cioè restituito dallo Stato, una somma pari al massimo del 50% della riduzione del canone. La norma pone un limite massimo di 1.200 euro per ogni locatore, il che significa 100 euro al mese. Il che significa che se quel canone, se quel contratto di locazione già registrato subisce un accordo consensuale fra proprietario e conduttore per una riduzione del canone di 200 euro, il proprietario si vedrà restituiti 100 euro dallo Stato ogni mese, soltanto per ora, per il 2021, ed evidentemente perderà i suoi restanti 100 euro. È una misura importante, soprattutto per chi non riesce a pagare l'intero del canone di locazione. È una misura importante perché è una novità, non c'è mai stata questa misura pubblica. Come direbbe il buon Massimo, è l'ennesima misura soggetta ad un decreto ministeriale che dovrebbe uscire esattamente prima del 31 di marzo e che darà le indicazioni. Non v'è chi non veda che uscendo il 31 di marzo, se non determina una misura di attività procedurale retroattiva, già 3 mesi sono persi. Ma leggeremo e speriamo in positivo. Ma questa è una cosa da tener conto perché appena uscirà il decreto ministeriale, noi lo renderemo pubblico sul manuale online e immediatamente potranno essere attivate le procedure, anche qua, totalmente prive di imposta di registro,
per il deposito di un accordo consensuale di riduzione del canone e l'immediata registrazione dello stesso. Ecco, allora siamo alla conclusione. Quali le prossime tappe? Riceverete tutte queste slide, il buon Alberto lo anticipa ogni volta e ve le manda puntualmente. Il link del manuale è questo che trovate scritto sulla slide, è costantemente aggiornato. Noi siamo impegnati con Giustino e con Massimo in una azione di tutoraggio dei centri di ascolto e dei presidi territoriali e di chiunque ne abbia bisogno, con risposte a quesiti, approfondimenti, dubbi, domande, spiegazioni, richieste varie, ma soprattutto nell'aggiornamento costante del manuale operativo, quella che abbiamo chiamato questa cassetta degli attrezzi, termine ormai abusato direi, ma abbastanza efficace per ciò che si intende significare. Nel ringraziarvi sia dell'attenzione che della pazienza, vi chiediamo di non esitare comunque a inviarci, se lo volete, proposte, chiarimenti, critiche, perché queste serviranno comunque a migliorare il tentativo di svolgere questo servizio al meglio. A voi.